Sì, è stata una partita aperta a tutti i risultati. Onestamente loro hanno avuto le occasioni all'inizio forse più importanti per passare in vantaggio, poi invece siamo passati in vantaggio noi, abbiamo rischiato due volte di andare sul 2-0 e poi potevamo gestire meglio momenti della partita dove probabilmente in questo momento ci manca quell'equilibrio soprattutto mentale di gestire le situazioni, di non riuscire a capire che stavamo 1-0, magari dovevamo stare più corti, non prendere ripartenza, invece abbiamo preso due ripartenze che quando vai sotto sul 2-1 no, non è facile. Poi in questo momento dove la classifica tutto sembra girare in maniera negativa, probabilmente la dea bendata si è un po' dimenticata di noi e niente, però portiamoci a casa questo risultato, questo punto che oggi è importante. No, ma noi lo sappiamo che parte tutto, il mister ci ha detto, parte tutto prima dall'atteggiamento mentale, poi se parti col piglio giusto, con la mentalità giusta, poi le cose ti riescono, anche se sbagli, ti aiuti, cerchi di aiutare il compagno, cerchi di essere sempre propositivo, tutto viene in maniera più semplice. No, ma io penso che la squadra quando si deve prendere i rischi li ha sempre presi, probabilmente dobbiamo gestire meglio le situazioni, perché se c'è da fare una giocata. Non credo che la squadra, poi noi siamo dei giocatori di calcio e lo sappiamo a cosa andiamo incontro, è normale, bisogna prendersi le proprie responsabilità, adesso il tempo è finito, sappiamo che sono passate 9 partite, abbiamo fatto pochi punti e ne rimangono, anzi lo ripeto, era un po' che non lo ridicevo, 44 alla salvezza, così ne mancano 44, perciò il cammino ancora è lungo, però dobbiamo cominciare a fare i punti importanti, cioè soprattutto nelle Muramiche qua a Trapani, dove noi abbiamo sempre fatto tanti punti, dobbiamo cominciare a vincere le partite. Ma in B, l'ho sempre detto, in B i valori sono quelli. Io credo che tranne il Verona, che c'è una squadra veramente attrezzata per vincere il campionato, se non lo vince è un fallimento, tutte le altre. I valori sono lì, nel senso che noi andiamo a Bari, sappiamo che il Bari è una squadra forte, una squadra attrezzata per almeno andare ai playoff, però noi andiamoci a fare la nostra partita e cerchiamo di ottenere un risultato positivo. No, comunque ci sono certi momenti delle partite in cui vedi squadre in difficoltà, è normale che anche un attaccante deve essere primo a difendere. Quindi cerco, come sempre, cerco di dare una mano alla squadra, a volte ci serve dando tanto in avanti, a volte pure ci serve a dare una mano in difesa. Sicuro che se me lo chiedete prima della partita, non lo volevo prendere, però se me lo dici dal 90esimo, se stiamo perdendo un punto me la pure prendo. Però comunque squadra c'era, squadra dal primo 90esimo non c'era uno che ha mollato. Poi individuali, errori individuali ci stanno sempre e fanno parte del gioco. Però squadra c'è, squadra ci ha provato e squadra ci proverà fino alla fine. Non lo so cosa vi aspettate da me, non è possibile che un giocatore sempre risolva una partita. Io sono qui per dare una mano a squadra e lo darò sempre, però non penso che oggi era una prestazione, mia prestazione sottotono, non lo so come lo vedete voi, però io ci ho cercato di dare una mano alla squadra pure correndo indietro, però comunque dico che squadra come Bruno Petkovic, come tutti gli altri, noi cerchiamo di dar massimo e abbiamo lasciato il cuore in campo, per oggi non bastava. Comunque squadra è fatta da tanti nuovi componenti, noi stiamo cercando di compattarsi tutti insieme, poi pure un cambio di modulo che comunque stiamo provando, non è una cosa strana, l'abbiamo fatto pure l'anno scorso prima che arrivasse io, però magari un po' di esperienza perché non siamo riusciti a gestire un risultato che c'era nelle nostre mani dopo primo tempo. Abbiamo smesso un po' di giocare, abbiamo perso concentrazione su certi palloni e errori che non devono succedere e dobbiamo lavorare per non farli in futuro. Quanto pesava quella palla al 90esimo, 92esimo? Come se fosse era il primo su 0-5 o su 5-0. No, comunque era pure una cosa importante pure per Maurizio perché da tanto tempo che ci manca, da tanto tempo che non è pronto fisicamente, che aveva tanti problemi, è un giocatore importantissimo sotto punto di vista tecnico e sotto punto di vista mentale perché ci sta aiutando tanto con sua esperienza e con sue chiacchiere e con sue parole. No, comunque non possiamo neanche girare sulla sfortuna, una sfortuna, se tiravo meglio facevo gol, non ho tirato abbastanza bene. Ottimamente.